Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo tentato la fuga da questo luogo. E guarda caso, a quanto pare, ora dobbiamo collaborare con qualcuno che fa parte del governo per poter uscire anche solo da questo luogo. A voi capita mai quella sensazione orribile di quando vedi qualcuno cadere e so che magari lui non si fa niente, però percepisci dentro di te la caduta, cioè non so come spiegarlo, come se vedendolo cadere poi senti la schiena che ti si tira e pensi che una volta che atterra si sfracella. Preso in pieno. Quello ci arrivo, dite? Secondo me no. E infatti, che cosa abbiamo qui? Segnali okay, misteriosi. Capto strane interferenze da un tetto non lontano da te. Quello. Devi scoprirne l'origine e lo scopo. Quindi che cosa cerco? Non ne sono certa, forse qualche tipo di trasmettitore. Chiamami quando sei là. Va bene. Quando è che otterremo la planata? Non mi dispiacerebbe averla. È uno dei potenziamenti migliori di questo cavolo di gioco. Non è il volo. Effettivamente è una caduta controllata. Solo che a differenza di Prototype, questa è molto più facile da utilizzare. Prototype, bene o male, facevi lo scatto e poi e vaggiavi veloce e ci stava. Però c'erano dei momenti in cui era impossibile controllarlo, sia il salto che la planata. Trovato. Sembra ci sia un dispositivo audio portatile attaccato a quest'antenna. Prova a sentire con il tuo telefono. Va bene, e come dovrei fare? Quando è che avrò la planata? È un messaggio criptato, ma non riesco a decifrarlo. Che novità. Guardati intorno e scopri se ce ne sono altri. Va bene, tesoro. Premi L3 per i dispositivi audio indicati sulla minimappa. Va bene. Allora, prima di tutto, io volevo il frammento. Raccogli altri due per un nuovo nucleo. Allora, calmi tutti. Non ho idea di dove devo andare. Credo di là. Devo andare in quella direzione. Vieni qua tu. Spaccato la schiena. Oh, guarda lì, c'è un altro frammento dell'esplosione. Non è neanche morto per l'esplosione, fantastico. Dai, vola via. E addio alla spina dorsale. Colpito in testa. Dobbiamo andare sempre di là. E lì c'è un altro frammento dell'esplosione. Quindi eccolo qua. Grazie, ancora uno. E sblocchiamo un'altra sfera di energia. Oh, che culo. Un altro frammento dell'esplosione. Perfetto. Oh, che bello. Grazie. E qua c'è anche un nemico. Morto? Sì, morto. Insieme al nostro messaggio criptato. Eccolo qua. E ovviamente non sentiamo nulla. Lo senti? Stessa cosa di prima. Sto inserendo i segnali in un programma di decrittazione. Ci sono quasi, ma mi serve un altro campione. Guarda se trovi altri di quei file. Morto. Allora, un altro campione che è in questa direzione. Ah, quanto vorrei avere la planata ora come ora. O anche il passaggio sui cavi veloci, non mi dispiacerebbe. Credo che quello però lo otterremo tra un bel po', mi sa. Mi sa che per adesso siamo un po' sull'attenti. Morto? Sì, come no. Non si è... Sì, morto. Stavo per dire, non si è spezzato la schiena. Peccato. Grazie.
Dove dobbiamo andare? Da questa parte. Sempre in bocca ai nostri nemici dobbiamo andare. E questo chi è? Ah, è quello scudo. Ok, non capivo. Comunque, non importa. Prima ci dobbiamo occupare di questo qua. È ancora vivo? Non è più vivo. Speravo di buttarlo di sotto, vabbè, non importa. In ogni caso, l'antenna credo che sia da quella parte ormai. Prima io mi occupo di questi qua senza lo scudo. Perfetto. Due in un colpo, addirittura. Mi serve, esatto, dell'energia. E ora vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vai, vola di sotto. Sto cercando di sfruttare di più sta cosa di buttarli di sotto, perché mi ci guadagno questi 10 punti extra che al momento, come adesso, fanno tutto che comodo. Ed eccolo qua. Guardalo lì, un altro mietitore. Questo era l'ultimo. Dammi un secondo. Bene, dovrebbe andare. Sto caricando un algoritmo di decrittazione sul tuo telefono. Certo. Ti permetterà di ascoltare i messaggi. Ma che bello, Moira, grazie. È riuscito a far detonare la raggiosfera. Quell'affare ha spazzato via interi isolati. Ho trovato la raggiosfera nel cratere dell'esplosione accanto a un ragazzo. Non so se fosse morto. Ora andrò a rintanarmi da qualche parte. Se qualcuno sta ascoltando, necessito di recupero immediato. Vi prego. Dovete tirarmi fuori da qui, prima che Kessler mi trovi. Ci hai capito qualcosa? È possibile. È John. Ha usato questo sistema per comunicare con i suoi sottoposti. Inglese. Significa che forse ce ne sono altre sparse per inglese. Città. Non riesco a prendere. Oh, che cazzo. Potrebbero indicarci dove ha portato la raggiosfera. Vieni qua, tu. John e la raggiosfera sono fuori, giusto? Conosco l'accordo con... Perfetto. Per essere sicuro. mi è divertito molto colpirlo in acqua. Le tue azioni ti hanno reso più eroico. Grazie. E una sola acrobazia fatta, quella della caduta. E beh, grazie al ciufolo. Io comunque, per quanto mi stia piacendo giocare anche al primo, non vedo l'ora di rigiocare il 2. Cioè, va bene tutto, ma il 2 per me è uno dei miei primi giochi della PS3, veramente. Non lo sostituirei con nessuno. Che se poi voglio fare il pignolo, il mio primissimo gioco della PS3 è stato Harry Potter e i Doni della Morte parte 1. Questo perché io ho collezionato tutti quanti i giochi di Harry Potter della PS2. E quando è uscito I Doni della Morte su PS3, ho detto, vabbè, visto che me lo regalano. Persone che non volevano altro che cibo e medicine, assassinate a sangue freddo. Dai. Ecco come il governo tratta i cittadini, come ecco fatto. La tragedia nazionale con la violenza e la forza brutta. E al centro di tutto i terroristi. Sono sicuro che questo tizio sia uno dei programmatori o comunque faceva parte del team del gioco, perché non è certo in CGI lui. Lui è una persona vera che ha fatto questi video. Muori. Spina dorsale distrutta. A quanto siamo di punti esperienza? 1547. Io ti dico, ai prossimi 300 punti che prendiamo, la riduzione dei danni, io me la sparerei. Che, come ho detto, ridurci già i danni adesso, secondo me, è più che un bonus decente. Poi, vabbè, per carità, avremmo anche bisogno di potenziamenti un attimo, un pelo... guarda un po'. Un pelo più performanti. Però, voglio dire... Emergenza medica. Ho chiamato soccorritore nella tua zona. I mietitori hanno occupato la sua clinica di fortuna.
devi Che aiutarlo. Novità! Non posso risolvere i problemi di tutti, Moria. Esatto. Forse no, ma se lo aiuti potrebbe ricambiare il favore. E questo è vero. Per avviare la missione trova il soccorritore indicato. E sai che ti dico? Non è una brutta idea. Questo perché più che altro ci permette, nel caso di morte, di riapparire il più vicino possibile a dove siamo morti. E in caso di uscita il gioco, di rientrare in una zona comunque sempre qua vicino. E per fortuna vicino al soccorritore c'è anche un altro frammento. Ecco fatto. Che fate? Mi fate le foto? I miei tutori continuano ad attaccare la mia clinica in fondo. Ma questa voce non è mai per quest'uomo. I miei tutori cercano sempre di farci il culo. E intanto sono un uomo di 500 anni. Ma cosa fa? Vomita... vomita piombo quest'uomo. Muori. Madonna mia, che colpi di culo. Dai, mi diverto un po' io con voi. Eccolo là. Vieni qua. Non l'ho preso mai, vero? Ecco fatto. No. E addio. A voi stronzi. Clinica sbloccata. Ottimo. Terza missione? Anche ad altri nei dintorni serve una mano. Tieni gli occhi aperti. Le tue azioni ti hanno reso più buono. Me lo so, lo so. Oh, wow, 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 wow. Sti nemici stronzi? Cosa ci fai nel mio territorio, pezzo di merda? Come sono morto? Come sono morto? Non mi ha colpito nessuno. Sono abbastanza sicuro di quello che sto per dire. Mi ha ucciso il bidone. Mi ha ucciso veramente un bidone della spazzatura. Cosa succede? Perché? Perché il bidone della spazzatura mi sciotta? Oh no, va bene, basta. Oh, ma guarda, una missione per un soccorritore. Vabbè, dai, aiutiamolo, siamo già in questa zona. Ho visto qualcosa di troppo e ora i miei tutori mi vogliono morto. Che novità. E merda. E gli hanno appena sparato, ottimo. Dai, fatemi fare un po' di punti esperienza, bastardi. E speriamo che non ci siano dei bidoni della spazzatura che cerchino di uccidermi. Ho bisogno di energia. Ho bisogno di energia. Calmi tutti. Allora, prima di tutto, muori. Ecco fatto. A quanto siamo? No, non i controlli, i poteri. Ok, perfetto. Allora, riduzione di danno, dove sei? Eccolo qua, al 20%. Con 300 punti mi sembra che non ci faccio nulla. Quindi io al prossimo giro aumenterei i danni da mischia. Eccolo là. Ecco fatto. Ma a chi stai sparando tu? Comunque, quanti ne sono rimasti? Uno solo. E lì c'è un frammento dell'esplosione che mi serve tra poco. Ecco fatto. L'informatore, missione completata, area liberata dai nemici. Perfetto. Ottimo. Il neon 5% completato. Ehi, volevo solo farti sapere che la criminalità è calata parecchio. A piacere. Continua così, fratello. Sicuramente, dopo che ho sconfitto due mietitori delle balle, si è calata la criminalità, certo. Però è così che si cambia il mondo. Anche con piccoli gesti il mondo può cambiare.
Ed eccoci qua, prossima missione. Traccia di sangue. E ora? Un mio contatto, un elettricista di nome Brandon Carey, non è rientrato stanotte. È importante, perciò trovalo. L'hanno visto nel vicolo al di là della strada, rispetto alla tua posizione. Secondo me è morto, Moira. Il tuo uomo non è qui, Moira. Solo una donna morta. Una donna? Ma non ha senso. Aspetta un secondo. C'ha una microspia? Ah, no, possiamo... Mietitori! No! Lasciate stare mio marito! Ok, non... Non è la cura, Da quando col... Che cos'è successo? Esatto! Ho avuto una visione. I mietitori hanno rapito Brandon. Lei e sua moglie Linné. Percepisco l'eco di qualcuno che fugge. Seguila. Da quando cola la possibilità di rivedere i ricordi della gente? Ah, eccolo, ok, non lo vedevo. Non scomparire, smettila. Smetti di scomparirmi, perfetto. Ah, che cacchio. Dove va? Dove va? Nell'altro vicolo. Ah, ma tra l'altro, aspetta. Esatto, se gli sto molto più vicino. Dannazione. Wow. Colpito? Affondato? Puttana, raga. Vieni qua. Madonna mia, ti spacco. Sta di cazzo. Comunque, dicevamo. Eccolo lì. Inseguiamolo che almeno non devo continuare a ripremere L3. Stavo per sparare un civile. Vorrei evitare di colpire civili per niente in questo let's play. Perfetto. Morto. 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 Oh. Soddisfazione a 2000. Scusami. Non volevo. Perdonami, ti sei messa nella mia linea di tiro. In ogni caso bisogna un attimo di ricaricarmi. Ecco qua. Allora, dicevamo di qua, perfetto. Cerca di non andare troppo veloce, Gianbarranco. Che succede? I federali, amico, ecco che succede. Controllano ogni nostra mossa. Ne ho beccato uno a sorvegliare il tetto. Ma va? Era appoggiato contro un muro e mangiava una mela fresca. Ora dimmi dove l'ha trovata. Non lo so, Zeke, ma se vogliamo uscire, questo è l'unico modo. Andiamo, amico, non essere stupido. Ti sfrutteranno finché potranno, ma non appena non gli servirai più, bam! Ma certo, Zeke, è sicuro che succederà così, però non è che abbiamo molte altre alternative. Non prendertela con me, fratello. Ti dico solo come stanno le cose. Guardati le spalle. Ma c'hai ragione. Poi, col senno di poi, Zeke, non dovresti neanche parlare tanto tu, visto cosa combinerai. La centrale elettrica sicuramente è casa per noi in questo momento, visto che ci permette di curarci ogni singolo colpo. Perfetto. Morto? Oh, calmo. Call. Ecco qua. Call, dove cacchio miri? Porca puttana. Ho bisogno dell'elettrodrenaggio. Anche se la mischia. Comunque 800 punti. Vabbè, facciamo mischia questo giro. Poi dopo facciamo l'elettrodrenaggio. Ecco fatto. È ancora vivo? Certo che è ancora vivo. Comunque proseguiamo. Cosa fa? Si è appena fatto saltare in aria. Che diavolo è successo? L'intero Neon è al buio. Questo perché uno di quei maniaci ha fatto saltare la stazione. Ragazzi, ho il cervello in pappa. Il tuo corpo starà reagendo all'assenza di elettricità.
tieni duro e trova Carrie. Tranquilla, ci penso io a ricaricarmi. Sarà impossibile fermare i miei editori. Ecco fatto. L'assenza di elettricità ve la siete inventata voi. Io sono l'elettricità, sono una batteria ambulante. Ma a parte che fine ha fatto tutta la gente? Usa che cosa? Oh. Le fogne. Bene. Bene, l'eco mi ha condotto nelle fogne. Ecco come si... Ecco come si sbloccavano i poteri in questo titolo, è vero! Era così che si sbloccavano i potenziamenti! Facendo passare un sacco di energia nella nostra, nel nostro corpo. Ora possiamo aiutare la gente e... elettrodrenare i nemici. Come ti curavo io? Per favore aiutami. Ah, ok. Plink. Grazie. Janet, ci sei? Apri. Il tipo è a posto. Grazie, Janet. Devi fermare i miei titoli. Va bene. Sono con degli elettricisti e uccidono chiunque trovano. Scusa. Va bene. Ci penso io. Il trasformatore è a posto adesso. Ripristina la stazione di servizio. C'è qualcuno che devo curare? Morsa elettrica. Dove sono? Che succede? Tranquilli, vi curo io. Questo perché mi fa guadagnare un sacco di punti. Ecco voi, signori. Come sei caduta tu? Sei il migliore. Vi ringrazio, non c'è bisogno di ringraziarmi. Tu? No, non voglio biodrenarlo. È karma cattivo. Piuttosto lo uccido a calci. Piuttosto sì. Più che altro non si vede. Non si vede nulla. Dannazione al buio. Oh, calmo che c'è l'acqua. Che se cadiamo in acqua è la fine per noi. Ehi, amico, ci sei? Sì. Trish è appena passata a prendere alcune sue cose. A malapena mi ha rivolto la parola. E quando ho nominato te, beh, ho quasi perso le staffe. Che novità. Penso che abbia ucciso sua sorella. Meno male che qualcuno l'ha capito. Sì, beh, ci vorrà un bel po' di tempo. A dopo. Meno male che qualcuno ha capito che non sono... che non è colpa mia. Cioè, alla fine, scusami, che colpa ne ha Cole se faceva solo il suo lavoro? Trish, dovresti anche un po' capirmi. Morto? Ma vai, è ancora vivo. Ecco fatto. Oh, finalmente. Allora, non voglio biodrenarli nonostante... boia. In certe situazioni il biodrenaggio è di un'utilità mostruosa perché è autocura e ti ricarichi le munizioni. Però... karma cattivo. Hai difficoltà a trovare la strada là sotto? Ah, mi sono dedicato all'esplorazione urbana 4 anni fa. Ho setacciato la città e ora conosco le fogne alla perfezione. Certo. Ne conosco la perfezione, però intanto è buio, io non vedo niente, sono appena... stavo per crepare nella... nel mio subconscio ho avuto una paura di essere già morto per via dell'acqua, perché capiamoci, se Cole finisce in acqua, caput, fine dei giochi. E io tra l'altro mi ricollego a quello che volevo dire qualche episodio fa e poi mi sono fermato perché, mi è passato di mente. Cole, come si lava? Cioè, nel senso... Ti hanno visto? Devo riattivare la stazione. Ma sei pazzo? I miei titori uccideranno mia moglie. Qui non entra nessuno. Apri la porta. Chi è? Fatti. L'ho incastrata per bene. Nessuno entrerà o uscirà finché lei non sarà in salvo. Lei chi? Poveretto, crede che Linné sia ancora viva. Ciò non toglie che... la moglie! Posso friggerlo e farmi strada così. O dirgli che sua moglie è morta e vedere se si fa da parte. Vedi tu, Cole. Diglielo tanto. Hanno sparato Linné. È morta.
Come sai il suo nome? So che è dura. Ho visto il suo corpo. Non c'era niente da fare. Sapevo che non mi sarei dovuto fidare. Perdonami, Lin. È stato facile. Ho visto. L'ho incastrata per bene. Devi ucciderli. Devi ucciderli tutti. Ci penso io, capo. Farò del mio meglio, promettimelo. Buona azione, ti rafforza la tua reputazione. Siamo saliti di livello? No, manca tanto così però. Ci manca poco poco. Cacchio cacchio. Ci siamo? Siamo arrivati? Oh, finalmente. La sottostazione ora è bella che carica. Mi ha fatto ridere come è uscito fuori. Effettivamente vedere una città americana che sono luci pure, vederla spenta fa uno strano effetto. Le tue azioni ti hanno reso leggermente più eroico. Ma proprio quel leggero leggero che neanche ti porta a salire di livello. Bel lavoro. Sembra che l'energia sia ripristinata a North Beach. Ci sono altre tre stazioni fuori uso. Le contrassegno sul tuo GPS man mano che le trovo. Va bene, capo. No. Non volevo accettarla subito. Io vi direi che le missioni secondarie me le posso gestire tranquillamente da me. Mentre le missioni principali, ovviamente, aspettiamo e ce le facciamo assieme, come è giusto che sia. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!